Si apre la prima rassegna dell'oro del 2024 in fiera a Vicenza. Da oggi al prossimo martedì 23 gennaio, migliaia di visitatori e addetti del settore attesi in città. Ma, come si evince dagli esiti della riunione svoltasi in settimana in prefettura, il tutto in un contesto non certo ideale per quanto concerne la gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, derivante dalle tensioni della politica internazionale che si ripercuotono sugli eventi di carattere commerciale come quelli di Vicenza Oro January. Dalla questura viene reso noto che per questi 5 giorni di fiera sono stati predisposti specifici e mirati servizi di sicurezza e vigilanza al complesso espositivo di Vicenza Ovest. Tutto ciò allo scopo di prevenire, oltre che azioni criminose, della delinquenza comune, anche atti di terrorismo. Oltre alle precauzioni divenute prassi, si è aggiunta in questa edizione la preoccupazione per le manifestazioni di dissenso verso venditori, buyers e clienti da Israele o di religione ebraica, con un corteo di protesta previsto a Vicenza domani sabato dalle 10 alle 13. Al fine di garantire da un lato il diritto di manifestare e dall'altro il regolare svolgimento della fiera, in sede di coordinamento l'Interforze, l'ultimo in occasione del comitato provinciale, sono stati meglio definiti i profili organizzativi e di sicurezza dell'evento. Su sabato mattina, dopo che nei giorni scorsi il centro sociale Bocciodromo di Vicenza ha esteso l'invito ad analoghe associazioni del nord-est, il corteo potrà riunirsi e marciare, ma mantenendo un'adeguata distanza, così viene definita, dall'area della fiera. Si rimarrà a 2 chilometri dai padiglioni.